Sono onorato di diventare sindaco del paese dei Balocchi, un luogo in cui il sogno e la fantasia ci aiutano a immaginare e costruire un mondo migliore. Domenico Iannacone, molisano di 62 anni, ha commentato così la notizia dell'incarico affidato dall'associazione guidata da Michele Brocchini, che quest'anno assicura un'edizione ricca di sorprese e di ospiti per festeggiare i 20 anni dell'evento. La manifestazione tornerà in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano dal 17 al 20 agosto. Un traguardo importante perché 20 anni non sono pochi, una manifestazione che va avanti per 20 anni insomma testimonia molte cose, compreso l'immagine che si vede alle mie spalle, quindi tanti volontari che hanno lavorato e che lavorano anche quest'anno, quindi insomma un bel risultato importante che noi vogliamo organizzare e abbiamo organizzato queste 4 serate e questi 4 giorni di giochi, laboratori come sempre, ma anche di chiacchiere e soprattutto di temi importanti. Quest'anno abbiamo scelto un sindaco molto rappresentativo per il tema, perché è un giornalista, Domenico Iannacone, un giornalista di Rai 3 che ha una storia di giornalista d'inchiesta, ma che negli ultimi anni intervista con 2 programmi personali, i 10 comandamenti che ci faccio qui, intervista e trova le storie che diciamo di solito stanno fuori dal mainstream tradizionale, quindi storie particolari di persone che però hanno molto da dire. Anticipato che ci sarà anche un'altra nomina oltre a quella del sindaco, quale? Esatto, proprio perché oltre al sindaco che racconta storie, noi vogliamo parlare di una storia particolare, di un uomo. Verrà il 19 di agosto e parlerà di se stesso, di una storia molto molto bella, e noi oltre al sindaco quest'anno affideremo la fascia di cittadino onorario a questo che rappresenta il tema in maniera personale. Quale sarà il tema dell'edizione 2024? Il tema è proprio un tema profondo, cerchiamo di parlare di storie di persone che hanno virato coraggiosamente la loro vita, cioè hanno subito dei traumi, non solo diciamo fisici, ma traumi diversi, e poi hanno trovato quell'energia da dentro se stessi per uscire da queste difficoltà e poi essere anche di esempio per altre persone. Quindi il tema è infiniti, le virate coraggiose che rilanciano la vita. Quanti volontari sono già al lavoro per organizzare l'evento? Ci sono una 30 di persone che sono quelli che partecipano anche alle riunioni invernali, ma poi in quei 4 giorni ci sono più di 150 volontari, quindi dai ragazzi di 15 anni alle persone del club degli anziani, quindi veramente 3 generazioni che lavorano per l'edizione del Paese dei Balocchi. Quindi io penso che 20 anni sono una tappa importante e sicuramente se ci siamo è grazie anche a questo volontariato attivo che è cresciuto in questi anni.